Allora, grandi esclusive per il Centro Studi delle Arti e Teatro Campano, siamo in compagnia di Luca Calzolaro, che Salve. molti conosceranno, per i suoi trascorsi in Notre-Dame de Paris. Sì, Ebbene, tu sei tornato da poco, ma sono tornato, sì, dalla Francia, dalla tournée francese. Abbiamo fatto una tappa a Taipei, in Taiwan, di 2 settimane, e poi riprenderà ad aprile la tournée francese, insomma, continuerà per tanto tempo, se non sbaglio. Ricordo. Non ci sono cose. Oh. Ah, beh, No. ancora di niente. Cosa? Dai, ancora di Sì, niente. ma Più l'hai vedi. fatto, l'hai Sì, detto, boh, no? tac, Più l'hai boh, fatto. tac. Cioè, tu sei legato, no? Tieni. Meno movimenti. Cioè, più forza di quella che Non volevi riesco a fare. scegliere, porca Vediamo miseria. ancora una volta. Perché i nostri ballerini sono più bravi nel mondo? Perché i ballerini italiani, si può dire, c'hanno la cazzimma. Sì, si può dire, L'ho vedi. detto tanto. No, nel senso, è vero, nel senso, fortunatamente siamo apprezzati. Abbiamo quel qualcosa in più che non saprei neanche dirti. Forse abbiamo una passione, una forza, una voglia più che mettiamo quando andiamo sul palco, che magari i coreografi apprezzano, Ecco, evidentemente. sicuramente. Poi a Telecamere Spenti invece abbiamo detto che il nostro cast italiano non ce la fa proprio più, partendo da Da Graziano, ormai anziano, Graziano, Vittorio, Vittorio, Matteo, Matteo, sì, cioè non c'è, ormai proprio c'è un ormai basta, basta. decadentismo. Vengo io, vado, io andrò io a fare Sì, perché non ce la la facciamo parte. proprio più. Sì, sì, Vabbè, sì, sì, sì. sì. Oltretutto te li vado a salutare a Bari. Vai, me li vai a salutare a Bari, certo. Tutti, Me e li vado a anche salutare. ovviamente il cast di ballo che tu hai nel Beh, io cuore. ovviamente ho degli amici lì, quindi c'è un buonissimo rapporto con tutti, so che sono entrati altri ragazzi che conosco, che sono forti, e poi ovviamente c'è lo zoccolo duro, che sono Sì, amici, io quindi. l'ho chiamato sempre la squadra famiglia di Sì, Notre-Dame de Paris. assolutamente, siamo amici con alcuni da tantissimo tempo, con altri un po' meno, però c'è l'amicizia che poi è Vi lega. bellissima, ci lega, quindi. Però stiamo a battipaglia per un motivo molto importante. Certo, importantissimo, più di Stiamo Notre Dame, no, più di una sera di questa nuova compagnia emergente che si chiama Gheranos Orchestra, Sì. Gheranos Orchestra Dance Company, che presenterà questa compagnia presenterà il primo lavoro, il primo spettacolo, è un debutto quindi e lo spettacolo si chiama Maniere. Sì. È un gioco di parole Sì, su mani. mani ere, e quindi è uno spettacolo basato sulla simbologia delle mani, e appunto mani, e poi ere perché è un passaggio cronologico di quello Dell'epoca. che sì, è come una crescita dell'uomo, quindi il cambiamento delle mani, tutti sappiamo che le mani sono molto distintive, no? In una persona, quindi Sì. riconosciamo se uno fa il muratore o se fa l'avvocato, quindi
sfruttiamo questo cambiamento delle mani e queste, la forza delle mani che poi soprattutto noi del sud, no, ci chiamano sempre, sì, è vero, gesticoliamo, perché gesticoliamo, gesticoliamo, ecco, questo è famosissimo, è e, sfruttiamo proprio questo parallelismo tra le mani e la vita quotidiana per sottolineare l'importanza della gestualità rivista in diversi momenti della vita, della giornata, del quotidiano, ecco, quindi troveremo, tu hai potuto vedere prima durante stavamo provando, sì, infatti, che mani violente, che lo colleghiamo alla violenza sulle donne, poi ci saranno mani che lavorano, ovviamente mani che amano e così via, ce ne sono altre e ovviamente con una chiusura con mani che collaborano, quindi ecco l'unione del non il singolo ma il gruppo, l'unione tra diversità, il finale di speranza, esatto, perché poi ultimamente no, è sempre tutto catastrofico, è sempre tutto nero, è sempre tutto brutto. Io mi sono detto insieme a Stefania, ci siamo detti, ma perché non invece di fare una cosa negativa non chiudiamo con una cosa positiva? No, che poi mani che collaborano, ultimamente abbiamo visto la tragedia che ha colpito le frane, esatto, e il terremoto, che hanno collaborato, assolutamente, tante assolutamente persone. Quindi voglio dire, ben venga la collaborazione, ben venga la positività, poi soprattutto ai tempi dopo. Combattere. Esatto, no, non metto l'elmetto e combatto, ma passo dall'altra parte. È un po' paradossale, questo è da profano, un ballerino che parla delle mani più che dei piedi. Ma sai, poi ecco, il ballerino è comunque una sorta di espressione, una gestualità, una ricerca, quindi mani, piedi, anche viso, perché poi il ballerino è anche un attore, cioè comunque interpreta. Quindi mani intesa come gestualità, quindi penso che un ballerino sia adattissimo a fare questo discorso, i ballerini che poi interpreteranno questo spettacolo. Quindi penso che il ballerino, ecco, non è solo piedi, non è solo gambe, facciamo le gambe, noi qua facciamo le gambe però con un'intesa, una collaborazione fortissima con le mani, sì. Che poi il ballerino comunque balla anche con le mani. E con tutto il corpo, ovviamente. Ovviamente. Che peso hai come coreografo, o che peso avevi come ballerino al servizio di un coreografo? Tu sei stato ballerino in Notre Dame, ora diventi coreografo. Il peso, l'emozione, le sensazioni, cioè la paura di salire come ballerino, la paura di arrivare come coreografo. Sono due cose completamente diverse. Nel senso che quando si è ballerini, almeno per quanto mi riguarda, ovviamente ti metti a completa disposizione del coreografo e con il tuo corpo cerchi anche di aiutare col tuo movimento, con la tua personalità, cerchi di magari di aiutare un coreografo nel trovare una soluzione, un movimento, un qualcosa, ecco, quindi ti metti completamente a disposizione nel tramutare le idee di un coreografo poi in quello che si vede in scena. Da coreografo, nel mio piccolo, avendo avuto già delle esperienze, posso dire che è una cosa assolutamente diversa, nel senso che devi cercare di passare le tue idee ad altre persone, devi cercare di creare delle cose che poi rispecchiano la tua idea, perché magari, non so, posso creare una coreografia che nella mia testa simboleggia, non so, una banalità, posso in questo momento, l'amore, no? Però poi chi la guarda dice, sì, ho capito, ma questa è bella la coreografia sull'odio, cosa che non ha funzionato. Quindi ecco, è un discorso, è un mettersi in discussione, trovare la soluzione a un miscuglio di idee, a una voglia di fare, trovare una linea guida
e poi soprattutto ecco, passare dall'altra parte. E ciò significa che passando dall'altra parte a un certo punto dici io ho fatto, mo tocca a loro. Quindi per assurdo c'è più paura di quando balli. Ci si sente, ci si sente un poco, facendo un parallelismo basso, terra terra, come un allenatore di una squadra di calcio. Sì, per assurdo sì. Perché bisogna trasmettere le proprie idee, sperare che poi i ragazzi riescano a portarle sul campo, sì, esatto. La propria idea, a volte non ci si riesce sempre. Sì, esattamente, cioè a un certo punto il tuo lavoro è finito, nel senso, anzi forse è anche peggio di un allenatore di calcio, perché l'allenatore di calcio durante la partita può fare i cambi. Cioè, qua io non posso sparare a qualcuno non è previsto il cambio no, ci può essere un lancio di oggetti però certo. Condundenti ovviamente no, però sì, perché poi a un certo punto tu passi le idee e passi un movimento, passi un'ideologia, una sensazione che devi sperare che poi venga resa al massimo da quella persona. Poi ovviamente deve essere anche bravo il coreografo nello scegliere le persone che vanno a fare lo spettacolo, vanno a ballare. E quindi ecco, è un mettersi in discussione, è un sudare freddo in ogni momento. Nel senso che io poi cerco sempre di essere il più perfezionista possibile, quindi no questo, no quello, mettiamolo così, divertiamo. Cioè sono molto... cerco i dettagli, cerco le cose, quindi... veramente è completamente una cosa diversa dal ballare. Quindi il tuo messaggio è chiaro a tutti i giovani: sconsigli di fare coreografi, rimanete a fare i ballerini. Fate i ballerini e basta. No, nel senso che ecco, c'è chi dice che il passaggio naturale, no? Che per chi è un ballerino o ballerina, poi il passaggio naturale è diventare coreografo. Io per quello che posso dire, per la mia esperienza, non è detto che poi chi è un bravo ballerino diventa un bravo coreografo e chi è un bravo coreografo sia stato un bravo ballerino. Magari può coincidere la cosa, ma anche no. E questo, quindi, vedi, per tornare a parallelismo, anche nel calcio è così. Esatto. Mourinho con l'Inter ha vinto il tripleto, ma non ha mai giocato a pallone, esatto. E sì, tanti, sì, grandi campioni. Esattamente, quindi non è sconsigliare di fare il coreografo, più che altro è fare coreografia se veramente si sente qualcosa, cioè, se veramente si ha la voglia di fare qualcosa, qualcosa, di portare qualcosa, di trasmettere qualcosa. Se si deve fare la coreografia solamente perché, per dire, io sono un coreografo, secondo me non ha senso. Diventa troppo un disegno tecnico e poco artistico. Sì, perché poi ecco, io penso che tutti abbiamo qualcosa da dire, però magari lo diciamo in maniera diversa. Quindi io lo posso dire con una coreografia, magari tu lo dici scrivendo qualcosa, cantando o così via, insomma, ci sono tanti modi. C'è anche chi dice, vabbè, ho fatto la mia carriera da ballerino, adesso basta, faccio tutt'altro. Conosco persone che lo fanno, che lo hanno fatto, quindi ci sta. Non per forza il ballerino deve diventare coreografo, assolutamente, credo io. E magari io non renderò, però ci provo. Ci proviamo. Allora, per concludere, i due messaggi più importanti. Innanzitutto, sabato 1 aprile. Sabato 1 aprile a Battipaglia, al teatro Aldo Giuffrè, alle ore 19, quindi c'è un tempo di venire, di guardarsi lo spettacolo e poi andare a mangiare la pizza, di andare a ballare, c'è un tempo di fare tutto. C'è un tempo di fare tutto. Un orario tranquillissimo e è il debutto della Guerra Nostra Orchestra. Ovviamente so che andrà benissimo, quindi tu lo replicherai, perché tu sai che io purtroppo il 1 aprile sto con i tuoi colleghi. Allora, dice i miei colleghi, io sono Vittorio, sì. Allora, dici di starsi a casa, sì. Anzi, no, di venire a venire lì, di saltare, sono tre pubbe ormai. Sì, lo spettacolo è Maniere, sì. La direzione artistica è di Stefania Ciancio e mia. E tua. Le coreografie sono mie e vabbè, qui c'è anche l'assistente che è Alfonsina Beatrice che mi aiuta tantissimo nel poi sistemare tutto. Vabbè, allora Candido la metteremo anche mo su assolutamente, Facebook. Assolutamente. La metteremo sulla pagina del Centro Studi delle Arti, così come la metteremo in Teatro Campania. Perfetto. Ed è un evento importante anche perché io sono convinto che andrà bene, tu diventerai coreografo internazionale, quindi sfruttate l'occasione oggi, prima che poi dovete rincorrere. Chiamare, vieni, non vieni, dove stai? Sfruttate oggi, assolutamente, che sta a Battipaglia. Assolutamente, assolutamente. Che poi ci sono le torte di Renato.
che possiamo che si andare a mangiare oppure anche che si possono lanciare in scena, che si possono è un peccato, è un peccato. Allora vi abbiamo invitato, Luca sì. Saluta tutti quanti, vi saluto tutti, mi raccomando, 1 aprile ore 19, teatro Aldo Giuffredi Battipaglia, per lo spettacolo della Gheranos Orchestra in Maniere. Ciao, ciao.